Allora, abbiamo fatto una bella camminata e abbiamo consegnato l'anima dei mortacci su alla Guardiana del Fuoco, che ci ha potenziato la fiaschetta più uno. E quindi direi che possiamo tranquillamente tornare dove eravamo rimasti. Magari andare a frugare in quei sotterranei simpatici che abbiamo visto. Che abbiamo visto venendo qui, insomma. Ci tocca una zona nuova. Altrimenti il livello non se ne parla neanche. Mi ha colpito con una freccia, ma stai scherzando, cazzo? Ero sul ferro dentro il falò. Perfetto. Ok, scendiamo giù. Certo che la porta che si apre da questa parte è un po' scomoda, eh. Giusto un filo. Allora, spaventato il cadavere di quello lì. E da dove siamo arrivati? Quindi ora ci interessa relativamente, perché scendiamo di qua. Questi bei cagnolini rompicoglioni. Perdita di sangue che non so che cosa possa comportare, nel dubbio bevo. Sì, ma state... Vabbè. Ascolta, Fufi. Discutiamone un secondo che mi hai rotto il cazzo, eh. Ok? Oh. Molto ci voleva? Santissima Vergine dell'Incoronata di Guadalupe. Mo' basta. Le zone con i cani io nei giochi proprio le odio. Dai tempi dei cazzo di cani... Aspetta, attacco a tenaglia. Ah, vi vedo. Minchia. Siete molti. Siete tipo inutili, però, cazzo. Uno sempre vi teme. Ehi, ma stai calmo, eh. Stai calmo perché ti do questa passata di ceffoni che te la ricordi per tutta la vita. Ma state calmi, eh. Mo' basta. Oh, umanità gemelle. Queste me le tengo proprio buone buonine. Il problema è che non c'era nient'altro, quindi sono venuto qua per un cazzo. Andiamo avanti, allora. Dicevo, dai tempi di Resident Evil 2 che io le zone coi cani proprio le odio a pelle. Capitemi, insomma. Un messaggio davanti alla porta. Oh, ecco perché. No, non succede nulla. E vabbè. Prova attacco, io ho provato, ma... Aspetta! No, non succede nulla lo stesso. Peccato. Anche se è palese che vedo i piedini di qualcuno lì sotto, quindi ci deve essere qualcuno che vuole morire giovane. Appunto. Da che parte? Da tutte le parti, destra e sinistra. Faccio pure male, però... Loro fanno più male di me, quindi devo starci attento. Calma e sangue freddo. Ok. Colpi ragionati, sempre e comunque. Fuori uno, e tu stronzo te. Ti sei fatto la fiaschetta. E io ti accoppo proprio letteralmente. Te lo sei meritato tutto, non c'è che dire. Spezza corazza, non mi dice nulla. Qua invece niente, vuota, era una stanza vuota tanto per. Andiamo nei borghi. E io questa me la ricordo, cioè l'ho già vista questa cosa. Dovevo intuirlo dai cani che eravamo arrivati fino a qui. Non mai pensavo di arrivarci adesso. Ma vabbè che Dark Souls è pieno di... No! Mi son preso il perle, eh. Sti figli Androchia fanno i perri. No, mi dispiace, ma... Qua dobbiamo un attimino ridiscutere le nostre priorità. Qui ti scotenno l'esistenza, perché te lo sei... Madonna santissima, ma cosa... Madonna, le tartarughe ninja c'ho davanti. Ok, uno. Ci vuole una calma con voi altri, che proprio non ne avete idea, eh. Con quei cazzo di coltellini hai rotto le palle. Madonna, madonna, madonna. No, scusa, eh. Fammi il favore, eh. Sto bestemmiando da 20 minuti con voi altri. Fammi il piacere di morire veloce e basta. Dicevo. Qua invece porta aperta. Non c'è nulla. Qui c'è del sangue, roba abbastanza inquietante. Scendiamo nei borghi.
Io questa me la ricordo, cioè l'ho già. Cani sono il miglior amico dell'uomo e il peggior amico. Oh, vabbè. Sì, poi il dislivello qua aiuta un casino. Cazzo, muori. Dicevo, vediamo se possiamo. Insomma, è più leggera, ma ci puliamo il culo a livello di protezione. Quindi meglio di no. Ci sono diversi segni di evocazione. E sappiamo tutti perché. Perché c'è la nebbia. E se c'è la nebbia c'è un boss. Alduin, vediamo se ci potrà aiutare. E vediamo se possiamo portarci a casa un altro boss oppure. No, evocazione fallita. Però c'è una stradina che io approfitterei per attraversare. Come se non me lo aspettassi, dai. Cazzo, è Dark Souls, secondo te? Vuoi che non me lo aspetti un agguato qua dietro? Madonna, il Cirque du Soleil questi. Scusate, ma io mi sa che avrò bisogno di qualcosa di un po' più rapido. Anche se non gli faccio un cazzo, proprio un cazzo di niente. Però in salto ci muori. E questo mi basta e avanza. Il peccato. Il problema è che sono troppo debole, quindi vaffanculo. Non se ne fa nulla. Era una bella idea, peccato che non sono stato capace di realizzarla. E adesso ti prendi un paio di asciate nello sterno e saluti la vita ultraterrena. Un secondo soltanto. Ok, lì non ci posso andare, quindi devo fare il giro. Ah no, lo posso recuperare da qui. Ok, molto bene. Questa non si apre. Proviamo a salire qua sopra. Un secondo. Ah, ok, no. Pensavo fosse un'altra cosa, sono onesto. E opla. E ci saluti in allegria. E giù e scendi di prepotenza. Che c'è qui? Una strada buia. Parla con chi, scusa? Oddio. Muschio? Ho come il vago sospetto che ne avrò fottutamente bisogno. Se la strada che sto prendendo è quella che penso, tra un po' ci divertiamo. Ma ci divertiamo tanto, eh? Ma forse no. Minchia, mi sa che. Sì! Bene, non è dove pensavo, ma. Mannaggia la shortcut. Ci abbiamo guadagnato in salute qua. Buona sapersi, buona sapersi, dai. Abbiamo già trovato due shortcut, questi ce li dobbiamo tenere buonissimi per dopo. Torniamo dove eravamo rimasti allora, perché mi sa che non abbiamo altra scelta. Magari se. Esatto, se c'è qualche segno di evocazione, Alduin è quello di prima, speriamo di riuscire a chiamarlo, che ci serve una mano. Ti prego, dimmi di sì. Dimmi di sì, come le insalate. Mi devo preoccupare. Pucci, va bene, chiamiamo anche Pucci. Più gente siamo meglio è. Evocazione fallita. E ti pareva. Madonna, io. Me ne hanno sempre parlato di lui. Ma affrontarlo in prima persona sarà un altro problema. Madonna, io avevo lo scudo. Avevo lo scudo, l'avete visto tutti? Avevo lo scudo, porca miseria. Mi avete visto tutti. Oh, vabbè, non volevo danneggiare lui, ma chi se ne frega. Telecamera di merda. Ecco qua. Me lo dovevo aspettare. E Ariecchie c'è qua. Oh, e tu chi sei? Dance? Ok. Allora, Dance. Che te devo dire? Oh, mi sa che l'unico modo è colpire in verticale negli spazi stretti e colpire in orizzontale in tutti gli altri posti, perché. È chiusa, nel frattempo è arrivata il nostro amico Dance. Giusto in tempo per divertirci insieme a noi. Ok, proviamo a chiamarne un altro, va? Se riusciamo a chiamarne uno, ne riusciremo a chiamare sicuramente due. E magari in un esercito riusciremo ad avere ragione di quel cacchio di demone capra. Sì, siamo pronti e siamo in tre. Molto interessante. Salutiamo perché non siamo delle brutte persone. E prepariamoci. Madonna l'ha schivata. Madonna l'ha schivata. Quel cacchio di demone è qualcosa di inconcepibile. Ok, adesso pensiamo a te e basta. A te e a te soltanto. Bevo.
Ti stupriamo analmente, demone capra dei miei coglioni. Perché te lo meriti. Oh. Chiave delle profondità, non so dove porti, ma da qualche parte porta. Altra moneta, altro stato di ritorno. E mi sa che sto cacchio di demone era un vicolo cieco, anzi ciechissimo, perché non posso andare da nessun'altra parte. Figata. Però adesso posso tornare indietro e recuperare, usare tutte le anime che abbiamo tirato su. Perché gli ha rollato davanti, porca miseria? Cucuredu, c'hai un quoziente, c'è il quoziente intellettivo di una padella. Tu saresti il non morto prescelto, mamma mia. Siamo in buone mani, porca troia, eh.